Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto ai peperoni. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono cipolla, olio, peperone rosso, riso, dado bimbi, sale, parmigiano grattugiato, prezzemolo, pepe, scorza di limone, pomodorini e acqua. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla. E la facciamo tritare per 3 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo l'olio. Facciamo insaporire. Per 3 minuti, 120 gradi, velocità 3. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo i pomodorini. Una parte dei peperoni. La scorza di limone. Li facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Facciamo insaporire per 3 minuti, 120 gradi, velocità 1. Aggiungiamo il riso, i peperoni tagliati a cubetti. Il sale, il pepe, il dado, e l'acqua. Mescoliamo bene con la spatola. Azioniamo il bimby. Per il tempo indicato sulla confezione, nel nostro caso 18 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Il risotto è pronto. Trasferire in un piatto da portata, spolverizzare con il parmigiano e il prezzemolo tritato e servire. Risotto ai peperoni. Grazie e alla prossima ricetta!